L'indagine è aperta per istigazione al suicidio. La procura sta cercando di scoprire chi ha ingannato Gianfranco Bonzi e si sospetta che il responsabile possa trovarsi all'estero. Queste sono le ultime novità sul caso di Gianfranco Bonzi, noto come Franco, il portiere di un elegante palazzo nel centro di Milano. Bonzi è scomparso il 23 marzo scorso e il suo corpo, irriconoscibile dopo la lunga permanenza in acqua, è stato ritrovato il 22 giugno nel fiume Adda, Cremona. L'identificazione è stata confermata nei giorni scorsi grazie ai risultati del DNA. Prima di sparire, Bonzi aveva effettuato un versamento in Bitcoin, essendo vittima di una truffa romantica. Per diverso tempo aveva creduto di avere una relazione con Dua Lipa, la famosa popstar inglese. Qualcuno, approfittando di un momento di vulnerabilità dell'uomo, aveva creato un falso profilo Facebook e lo aveva ingannato facendogli credere di avere una relazione online con la cantante. Bonzi le aveva giurato eterno amore e le aveva inviato denaro. Gli inquirenti hanno scoperto che l'ultimo versamento, di 5.000 euro, è stato effettuato in un negozio nel centro di Milano, a pochi passi dall'elegante palazzo dove viveva e lavorava. Non è ancora possibile identificare il destinatario dei soldi, rendendo difficile risalire al beneficiario. Poco dopo il trasferimento di questa somma, Bonzi è scomparso. È possibile che, rendendosi conto di essere stato truffato e sopraffatto dal senso di vergogna, si sia suicidato. Per mesi, il figlio Luca e i fratelli Vanni e Michele hanno cercato invano di trovarlo. Nella denuncia di scomparsa, i familiari avevano sottolineato che Bonzi credeva di avere una relazione con Dua Lipa e che era stato vittima di una truffa romantica. Gianfranco Bonzi era un uomo buono e ingenuo, che stava attraversando un periodo di fragilità dopo la perdita della madre. Realizzare di essere caduto in un imbroglio potrebbe essere stato fatale per lui. Vanni Bonzi, fratello di Gianfranco, ha dichiarato dopo aver presentato denuncia: «Mio fratello si era allontanato dopo essere rimasto vittima della truffa della falsa Dua Lipa. È stato chiaramente ingannato da malintenzionati, che potrebbero essere sia uomini che donne. È una situazione grave. Mio fratello era una persona debole, forse anche influenzabile. Viviamo a 350 chilometri di distanza e non potevamo tenerlo sotto controllo ogni giorno. Non avevo modo di intuire i suoi problemi. Ha continuato a lavorare e a mostrarsi in pubblico come se tutto andasse bene. Era sempre gentile con gli altri, che magari avrebbero potuto aiutarlo, ma presumo che non abbia lasciato trapelare molto su ciò che stava attraversando». La famiglia di Bonzi ora spera che l'indagine continui per identificare chi si nasconde dietro il profilo che ha ingannato Gianfranco, con l'obiettivo di fermare i truffatori prima che possano causare ulteriori danni. C'era qualcuno che sapeva del suo amore per Dua Lipa, ma, considerando la fama della cantante, non aveva compreso che Bonzi credeva realmente di avere una relazione con lei. Questo qualcuno era il gruppo Facebook Costellazione Bilancia, composto da circa 10.000 utenti, tutti del segno della bilancia. Qui, fra amici virtuali, Bonzi aveva cominciato a esternare i suoi sentimenti. Boris, l'amministratore del gruppo, ha raccontato che Gianfranco Bonzi aveva recentemente pubblicato post che menzionavano la cantante, ma tutti pensavano fosse solo un grande fan. Proprio su questa pagina, Bonzi aveva scritto il suo ultimo messaggio prima della scomparsa. «Buonasera, Costellazione. Questo è il mio ultimo post e anche una delle ultime azioni della mia vita. La causa è una delusione amorosa che non sono riuscito a sopportare. Un saluto a tutti». E sotto, un cuore spezzato. Franco Bonzi aveva già deciso, sopraffatto dal dolore, di gettarsi nelle acque dell'Adda. Chi si nasconde dietro quel falso profilo che lo ha ingannato e, infine, distrutto?